Ciao a tutti e benvenuti e bentornati al consueto appuntamento con le news della domenica mattina. Ci sono un sacco di news interessanti, quindi partiamo subito. Una di quelle più interessanti, chiaramente a mio modo di vedere, è quella che vede tornare al lavoro finalmente sulla carta, quindi per un manga, Katsuhiro Otomo, il papà di Akira. Un manga che tutti conosceranno, o almeno che tutti dovrebbero conoscere, e soprattutto in tanti lo conoscono anche per il film che ne è stato tratto, sempre diretto da Katsuhiro Otomo, che però ovviamente riprendeva la grandiosità dell'opera solamente in minima parte. E sembra che Katsuhiro Otomo, per la prima volta dopo il suo colosso Akira, appunto, e dopo tantissimi anni, sarà nuovamente al lavoro su un manga. Infatti, in occasione di un'intervista che è stata pubblicata sul 22esimo numero della rivista di seinen manga Big Comic della Shogakukan, il maestro Katsuhiro Otomo ha affermato proprio questo. Il manga sarà la prima serializzazione regolare del maestro dopo Akira, in quanto una delle opere che portava la sua firma, The Legend of Mother Sara, era solamente da lui sceneggiata. I contenuti sono ancora abbastanza riservati, non è stato rilasciato nessun commento su quale sarà la trama o il tipo di storia, e il maestro Otomo ha aggiunto di sentirsi ancora bloccato quando si tratta di poggiare la matita sul foglio, ma di trovare comunque sicuramente divertimento nel lavoro. Già nel 2012 Otomo aveva rivelato di essere al lavoro sulla sua prima serie lunga dalla conclusione di Akira, un manga che avrebbe dovuto svolgersi durante l'era Meiji, un manga che avrebbe dovuto debuttare con un Otomo, secondo le sue parole, al lavoro senza assistenti, nell'autunno, appunto, del 2012 sulle pagine di Weekly Shonen Sunday. Il debutto, come tutti sappiamo e come tutti abbiamo visto, fu rimandato, e l'autore affermò che quindi il target dell'opera avrebbe potuto essere ancora più adulto di quello che era stato preventivato per la pubblicazione sul settimanale per ragazzi della Shogakukan. Anche Rei Hiroe, autore di Black Lagoon, è al lavoro su una nuova opera. È stato annunciato sul numero 12 della rivista Gekkan Shonen Sunday che il sensei Rei Hiroe lancerà una nuova serie proprio per festeggiare il decennale della rivista. La storia, che è prevista per la prossima primavera, ha il titolo provvisorio di 341 Sentodan, unità militare 341, ed è ambientata al fronte in una caotica guerra, un manga che racconterà le vite proprio dei giovani che si spendono sul campo di battaglia. L'opera principale di Hiroe, Black Lagoon, è ancora in corso sia in Giappone che in Italia, dove è pubblicata da Planet Manga, ed è stata ferma diverse volte, la prima volta per 3 anni e poi con altre piccole o meno pause. Uscirà un nuovo manga del compianto maestro Jiro Taniguchi in Italia per Rizzoli Lizard, ed è un'opera che il maestro Taniguchi aveva disegnato su sceneggiatura di Matt. È stato pubblicato nel 1994 in Giappone sulle pagine della rivista Play Comic, edita da Akita Shoten, e in Italia verrà presentato da Rizzoli Lizard senza ancora una data di pubblicazione. Sarà un volume molto grosso, di 321 pagine, al costo di 25€, e anche molto grosso nel formato, come sempre per Rizzoli, sarà 17x24. Un paese dell'America Latina, reduce da anni di dittatura e guerra civile, comincia a muovere i primi passi verso la normalità. Per rilanciare l'economia nazionale, il governo decide di convertire una vasta area di giungla in campi coltivabili, e per farlo si rivolge ad una società giapponese, guidata da Yuji Seshimo. Ma quando arriverà sul posto sarà immediatamente rapita dai ribelli, che pretendono di fermare i lavori. L'opera, contrariamente a quanto detto prima, confondendomi, è stata pubblicata in Giappone nel 1984 e non nel 94. E Kobunsha ne ha realizzata una nuova edizione nel 2007. Tantissime novità riguardanti Saint Seiya e Cavalieri dello Zodiaco in questo periodo, e una riguarda anche il suo autore originale, Masami Kurumada, alle prese con il suo nuovo manga legato all'universo Saint Seiya. Questa miniserie, ambientata nel mondo di Saint Seiya, era stata annunciata lo scorso agosto. Una serie che avrebbe seguito le orme della precedente Saint Seiya Episode Zero, ambientata 13 anni prima della serie originale. Il nuovo manga disegnato da Masami Kurumada si intitolerà Saint Seiya Origin ed esplorerà la parte di storia incentrata sul destino dei fratelli rivali Saga e Canon di Gemini. L'opera debutterà sulle pagine della rivista Champion Red di Akita Shoten il 19 dicembre prossimo. Avrà pagine a colori, la copertina e un calendario speciale in allegato al mensile. La copertina del numero 12 della rivista Gessan, Gekkan Shonen Sunday, ha rivelato che il manga d'oro edoro di Kyuya Yashida verrà trasposto in una serie animata e che verranno presto rilasciate maggiori informazioni. L'opera in
Giappone, ha esordito sulle pagine del defunto mensile Ikki della Shogakukan nel 1999. A seguito della chiusura, quindi definitiva, della rivista, nel 2014 la serie è stata trasferita su Ibana e quindi nel 2017, dopo la chiusura anche di Ibana, è approdata infine su Gekkan Shonen Sunday, andando a comporre un totale di 23 volumi, di cui è stato pubblicato appunto l'ultimo volume in Giappone il 12 novembre scorso. La copertina del numero 24 della rivista Anato Yume ha anticipato che il famosissimo shonen manga Fruits Basket verrà trasposto anch'esso in una serie animata. Questa nuova serie tratta dall'opera di Natsuki Takaya sarà però diversa dal precedente anime, che nel 2001 aveva adattato solamente una parte della storia in 26 episodi, mentre questo sarà appunto completo, riguarderà tutte le vicende narrate nell'arco del manga. Anche Fire Force di Atsushi Okubo, già noto in Italia per il manga Soul Eater, verrà trasposto in un anime. David Production ha infatti annunciato che la trasposizione animata del manga è in produzione. Ricordiamo che David Production è già stato al lavoro su anime abbastanza noti e comunque da quel che ho visto ben riusciti, come Le bizzarre avventure di JoJo e Sense at Work. Tantissimi anime annunciati in queste news, infatti ci sarà anche quello di Dr. Stone, l'ultima opera di Boichi e Richiro Inagaki, che ho già trattato in un video precedente. Infatti il primo volume è appena uscito in Italia, in ben 3 edizioni diverse, e Shonen Jump, la rivista che lo ospita in Giappone, ha annunciato proprio sul numero 51 che durante la stagione anime estiva del prossimo anno ci sarà proprio il debutto di questa nuova serie animata. I capitoli dell'opera in Giappone sono stati finora raccolti in 7 volumi totali. È stato confermato che Luca Comics anche per i prossimi anni avrà la durata di 5 giorni. Nello specifico, fino al 2022 è stato annunciato da Luca Crea, che è l'organizzazione che gestisce gli eventi appunto di Luca Comics, che salvo eventuali imprevisti saranno queste le date: nel 2019 da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre, nel 2020 da mercoledì 28 ottobre a domenica 1 novembre, nel 2021 da giovedì 28 ottobre a lunedì 1 novembre e nel 2022 da venerdì 28 ottobre a martedì 1 novembre. Quindi chiaramente si vede come Lucca cerchi più che altro di approfittare del ponte ogni anno, più che salvaguardare un pochino i suoi utenti dalla pioggia incessante. Ma vabbè, chi se ne frega, si fa uguale comunque per Lucca in quei 5 giorni e quindi è sempre un piacere, anche se ultimamente devo dire che sento la stanchezza più degli altri anni. Sì, intendo già dal primo giorno, ma ovviamente giustamente quello che interessa maggiormente a Lucca Crea è quanto è stato effettivamente venduto a Lucca Comics 2018 per poter proporre le edizioni successive sempre in 5 giorni. E i numeri sicuramente danno loro ragione, infatti quest'anno 250.263 biglietti sono stati staccati, oltre ai 331 level up ticket, oltre ad un numero impressionante, si parla di migliaia di persone che erano appunto lì senza biglietto, tantissime persone che si fanno Lucca Comics senza entrare nei padiglioni, che si fa il suo giro a vedere i cosplayer, ce ne sono davvero tanti e comunque per la città, per Lucca Comics, registrano presenza in quanto pagano nei bar, da mangiare, da bere e qualsiasi altra cosa serve alla gente per campare a giro e quindi portano comunque cassa. Black Hammer, la serie fantastica di Jeff Lemire e Dean Armstrong, edita in America da Dark Horse e in Italia da BA Publishing, è stata opzionata al momento per il cinema e la televisione da Legendary Pictures. Nick Pepper, che è il presidente di Legendary Television Studios, ha affermato questo: con il nostro team di sviluppo stavamo cercando un universo supereroistico da sviluppare. Siamo stati abbastanza fortunati da imbatterci in questo ancora disponibile. Il modo in cui Jeff Lemire ha mappato questo universo, con tutti i diversi periodi e momenti temporali, per me è qualcosa di davvero speciale. I due autori saranno anche produttori esecutivi e lo stesso Lemire ha affermato: più progetti curo, più divento creativo. Con Black Hammer sono avanti circa 1 o 2 anni rispetto alla pubblicazione. Per me non è lavoro, è qualcosa che farei comunque. Più faccio, più sento che farò. Lemire ha definito Black Hammer la mia lettera d'amore ai supereroi. E infine, una delle news più importanti è quella della probabile entrata nell'arco narrativo da parte dell'opera All'attacco dei giganti. Ma da dove arriva questo rumor? L'autore dell'opera originale, Hajime Isayama, sarà ospite di un programma televisivo giapponese intitolato Jonetsu Tairiku, che andrà in onda proprio oggi, 18 novembre, sull'emittente MBS. In rete, nei giorni scorsi, è apparsa una clip che pubblicizzava questo programma. E secondo alcune pagine che si occupano di Attack on Titan, come Attack on Titan Wiki ed SNK News, sembra che in questa clip si senta una voce che sembra dichiarare che la serie si sta avvicinando sempre di più alla conclusione.
E questa stessa voce che si sente nella clip è incredula relativamente all'epilogo della serie. Inoltre, il sito web dell'emittente riassume i contenuti dell'episodio sottolineando che Shingeki no Kyojin infine è entrato nel suo arco narrativo finale e che quindi sta per raggiungere l'epilogo. Inoltre, Isayama, nonostante gli anni di successo, ancora non si capacita di come mai il suo manga venda così tanto. E il programma si chiede infine cosa disegnerà l'autore alla fine di questa serie. Non solo, durante il documentario il maestro svelerà anche il processo di realizzazione dell'ultimo capitolo pubblicato in Giappone della sua opera. Ci saranno interviste, momenti delle sue sessioni di domande e il maestro sulla realizzazione di sketch e autografi. La produzione del programma aveva già chiesto 3 volte ad Isayama di essere ospite della trasmissione nell'arco narrativo da parte dell'opera L'attacco dei giganti, ma da dove arriva questo rumor? L'autore dell'opera originale, Hajime Isayama, sarà ospite di un programma televisivo giapponese intitolato Jonetsu Tairiku, che andrà in onda proprio oggi, 18 novembre, sull'emittente MBS. In rete, nei giorni scorsi, è apparsa una clip che pubblicizzava questo programma. E secondo alcune pagine che si occupano di Attack on Titan, come Attack on Titan Wiki ed SNK News, sembra che in questa clip si senta una voce che sembra dichiarare che la serie si sta avvicinando sempre di più alla conclusione. E questa stessa voce che si sente nella clip è incredula relativamente all'epilogo della serie. Inoltre, il sito web dell'emittente riassume i contenuti dell'episodio sottolineando che Shingeki no Kyojin infine è entrato nel suo arco narrativo finale e che quindi sta per raggiungere l'epilogo. Inoltre, Isayama, nonostante gli anni di successo, ancora non si capacita di come mai il suo manga venda così tanto. E il programma si chiede infine cosa disegnerà l'autore alla fine di questa serie. Non solo, durante il documentario il maestro svelerà anche il processo di realizzazione dell'ultimo capitolo pubblicato in Giappone della sua opera. Ci saranno interviste, momenti delle sue sessioni di domande e il maestro sulla realizzazione di sketch e autografi. La produzione del programma aveva già chiesto 3 volte ad Isayama di essere ospite della trasmissione, ma il maestro aveva sempre rifiutato di avere le telecamere nel suo studio.